Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Quel chiedo è quest'oggi, siamo tornati in realtà per la prima volta su Fortnite. E visto che oggi il nostro magnifico iPad che ci accompagna in tutti i video ha deciso di lasciarci, ci toccherà, ragazzi, fare qualche altro contenuto diverso dal solito in questi ultimi giorni. Ma state tranquilli, questa cosa durerà solamente qualche giorno. Quindi iniziamo. Oggi, ragazzi, vi ho voluto portarvi un primissimo contenuto su Fortnite. Non è che è la prima volta che entro in questo gioco. Cioè, raga, in realtà gioco a questo gioco da 6 anni all'incirca, da un botto di tempo. Infatti ho molte tantissime skin, raga, ho tantissime skin. Gioco dalla stagione 2, ragazzi, di Fortnite, da tantissimo tempo, del capitolo 1. Al momento siamo capitolo 2, stagione 1. Non ho fatto ancora nessun video. Le mie skin sono tantissime, infatti già ne cambio subitissimo e metterò, ragazzi, oggi mettiamo questa qua che mi piace davvero tanto. Ma prima di iniziare a fare quello che dobbiamo fare oggi, cioè provare la miglior mappa parkour, bisogna, ragazzi, fare una cosa importantissima. Andate allo shop di Fortnite, ok? Fate il tasto quadrato, mi raccomando, e fate supporto un creatore. Mettete subitissimo. Mi raccomando, ragazzi, mettete il codice Kirri, così esattamente Kirri. Fate conferma, accetta, ragazzi, e vi metterà il mio codice creatore ufficiale su Fortnite. Fatelo sempre prima di shoppare, vi ricordo, scade ogni 14 giorni. Quindi, ragazzi, se volete supportarmi e shoppare, fatelo. Ma soprattutto, quando fate una shoppata, taggatemi nelle storie di Insta, che vi reposto subitissimo. Per seguirmi su Insta, Instant Kirri, mi raccomando, link in descrizione. Lo shop di oggi è molto molto bello, ci sono le skin di My Hero Academia, ci sta. Ma iniziamo col contenuto, ragazzi, contenutistico del gioco. Innanzitutto c'è pure regali, quelli di mezzo inverno, ok. Io direi che possiamo direttamente passare ad aprirci quest'ultimo regalino per poi poter prendere la skin Oz, ragazzi. Ditemi se voi avete già fatto tutti questi bellissimi skin, se già giocate, ragazzi, a Fortnite. Ditemi se giocate a Fortnite e se vi può piacere un contenuto del genere. Ma iniziamo con la cosa più bella, cioè proviamo la mappa migliore di Fortnite. Vi starete chiedendo qual è la miglior mappa di Fortnite. Qual è, Kirri? Diccela. È la miglior mappa parkour. Adesso metto pronto e appena entriamo dentro ve lo mostro. Nel frattempo vi sfoggio il mio bellissimo piccone di Fortnite, che è davvero davvero bello. Guarda che bella lama, ragazzi, guardate che bella lama. La mappa in questione si chiama Kirri Warrior Speed Race, forse probabilmente fatta da me, ma questo qua non lo sappiamo. Ok, ragazzi, siamo dentro, facciamo subito ma subitissimo avvia e vi mostro che cos'è questa mappa. Questa mappa, ragazzi, è la mia primissima mappa fatta su Fortnite. In realtà faccio mappe su Fortnite da quando so piccino, ma questa qua è la mia prima mappa pubblicata ufficialmente. Se volete giocarla, ragazzi, il codice sta qua sopra. Mi raccomando, giocateci perché è davvero davvero magnifica questa mappa. E ok, ragazzi, la mappa è un bel parkour di velocità con un timer e potete ottenere durante la mappa delle monete. Magari potrò fare una live in futuro dove giochiamo insieme a questa mappa e il primo di voi che la finisce potrebbe vincere una skin, probabile. Come al solito, ragazzi, prima di iniziare la mappa mettete il codice Kirri per supportarmi e mi raccomando, taggatemi nelle storie e iniziamo. Vediamo in quanto tempo la finisco, raga, vediamo in quanto tempo la finisco. Ecco, già ho perso. Comunque, start un timer appena superate questa zona gialla e fate un doppio jump, cosa che al momento non sto riuscendo a fare anche se la mappa è mia. Vediamo se ci riesco. Ok, 1, 2, perfetto, ragazzi, e ti trovi in questa zona. È molto stile Fall Guys, infatti mi sono ispirato molto ma molto a Fall Guys. È pure molto complessa, ragazzi, quindi giocateci. Ditemi qual è il vostro record, quanto ci avete messo, perché il record di un mio amico è di esattamente 6 minuti e 30. Ditemi se lo superate. Ci sono pure queste cose che si muovono e dovete scavalcare tutto quanto. Qua c'è il mio bel nomino, mi raccomando, ragazzi, codice Kirri, e vediamo se riesco a fare sta parte. Qua è un po' un misto, ragazzi, come Ninja Warrior. Bisogna saltare sopra queste cose e continuare all'infinito. Vediamo se riesco a mettermi centrale, ragazzi, e faccio una speed tranquillissima. Dovrei riuscirci. No, non ci sono riuscito per un pelo. Perfetto, vediamo. Il bello è che la mappa l'ho creata io. Allora facciamo uno, ragazzi, bisogna stare attenti. Ok, questa qua è buona, questa è buona, raga. Io sto qua ancora camperando, così faccio un jump ancora migliore. Perfetto, siamo arrivati alla fine, ottimo, checkpoint. E ora questi qua, ragazzi, vi faranno rimbalzare in questo modo. Ottimissimo, molto facile. Qua bisogna prendere subitissimo questi pentagoni, che sono velocissimi. Puoi scegliere, sono volato via. Dicevo, puoi scegliere fra quelli verdi, che sono belli lenti, belli tranquilli e molto facili. Però se vuoi fare il record mondiale, vi conviene quello rosso, che è davvero velocissimo. Poi, ragazzi, c'è questo tubo che è molto molto complesso. In pratica bisogna centrarci dentro nel momento esatto, quindi vediamo se ci riusciamo. Ottimissimo. L'unico problema è che è molto veloce, però siamo entrati e ora quando va di nuovo verso destra noi possiamo tranquillamente andarci. Mi raccomando, ragazzi, mentre che fate la mappa prendetevi ste monete, che alla fine potete ottenere un sacco di ricompense e vi aiutano a finirla più velocemente. Qua giampettino e qua abbiamo una scalata dove i blocchi si muovono in modo molto molto veloce. Ok, c'è questo blocco che si muove in modo molto strano, non so se riuscirò a salire. Ottimo.
ottimissimo. Altra monetina qua che ci aiuta tranquillamente. Aspettiamo questo nuovo blocco che esce. Eccolo qua, preso subitissimo e jumpiamo. Questa qua ragazzi è un livello molto difficile. Bisogna farlo in scivolata, quindi jump, scivolata, jump, scivolata, scivolata, e siamo arrivati alla fine, ottimo. Questa qua mi raccomando, fate la scivolata se volete farla molto molto veloce. Ora qua bisogna stare attenti a questi tubicini, non dovrebbe essere un problema, e se cadete potete cercare di rialzarvi. E ovviamente ragazzi, se completate la mappa in pochissimo tempo, taggatemi nelle storie. Ok, arrivati qua possiamo prenderci una bella monetina. Altro saltino, altro saltino. Possiamo passare anche nei lati, però è un po' più un trick. Ok, arrivati a questo livello non dobbiamo toccare le zone rosse, ma l'unico problema è che c'è la fatica da salto, quindi bisogna stare molto molto attenti. Ed è soprattutto molto utile prendere le monetine, raga. Le monetine sono davvero utili in questa mappa. Altro giampettino. Arrivati al checkpoint, qua bisogna giampare su queste piattaforme rosse, queste palle, che vi consentono di arrivare alla fine. Ma sono caduto malamente. Ok, due. Ok, perfetto, raga, arrivati. Mamma mia, mamma mia. Qua invece è molto simile a Fall Guys, si alzano e si abbassano le mura. E ok, qua mi ha bloccato malamente. E invece qua abbiamo una specie di semilivello che viene direttamente, ragazzi, da Fall Mountain o da Slime Climb, un po' un misto di Fall Guys. Bisogna stare attenti qua che questi cosini gialli vi fanno rimbalzare via, come potete vedere. Si sale qua su, bisogna stare attenti a questi muri che vi spingono. Qua non c'è la gravità, quindi si può saltare un sacco, vi giuro, raga. Per fare questa mappa ci ho messo più di 3 mesi. Altro saltino qua, altro saltino qua. E ora qua uso un trick che non vi dovrei far vedere, però va bene lo stesso. Saltiamo su questa piattaforma che si sposta avanti e indietro. E non siamo ancora, ragazzi, a metà della mappa, quindi ci vorrà un pochino tanto. Superiamo questa zona, raga. Se tocco questi muri qua, vengo subito eliminato. Arriva di qua, arriviamo a uno dei livelli più difficili di tutta la mappa. Cioè, se tocco questi muri rossi, vengo eliminato. Quindi bisogna fare piano sicuramente. Ma non c'è solo questa strada, ci sono anche quelle strade là, come potete vedere, dove se le fai, fai sicuramente più veloce, prendi delle monete, però sono più difficili e più pericolose. Ok, passiamo qua accanto. Stiamo attenti, ragazzi, piano piano, chi va piano passando e va lontano. Giampettino un po' rischioso, mamma mia. E qua ne faccio un altro subito, subito, subito. Ok, perfetto, siamo arrivati al checkpoint. Eccoci qua. Bisogna anche saltare qua, perché questi qua rossi, come al solito, vi killano. Raga, vi ricordo, fate questa mappa con tutti i vostri amici, così vi divertite un botto. Come al solito, codice Kirri, shoppate nello shop. E abbiamo completato anche questo livello. Siamo quasi alla fine, ragazzi. Questo qua è l'ultimo livello, quello che vediamo qua di fronte. Però ne farò di altri se vedo un bel supporto da parte vostra. E questo, ragazzi, è molto difficile, perché bisogna stare in bilico. E se volete fare più veloce, ci sono un sacco di trick che potete fare, come ad esempio un salto da qua fino a là sotto. Io per paura lo faccio lentamente. Perfetto, arrivati qua, giampettino, ultimo livello, uno degli ultimi livelli. Mi aspettare che arrivi quella piattaforma viola, la vedete? È molto simile ad Overboard Heroes. Aspettiamo la piattaforma, ragazzi, e poi possiamo fare tutto quanto. Ok, saldino qui, abbassiamoci di nuovo, abbassiamoci di nuovo. Stiamo attenti a queste belle palline rosse che ci faranno cadere. E ora bisogna subitissimo scendere senza toccare nulla. E so caduto. La cosa più difficile è non toccare quel muro rosso, perché vi killa. Ok, giampettino qua. Vai giù, bello tranquillo, ragazzi, ottimo. Ok, adesso devo andare giù con un tempismo perfetto, ottimo. E ora, ultimissimo salto, siamo arrivati. Ok, mamma mia, proprio per pelo. Ora, raga, passiamo qua in mezzo, c'è la velocità. Se li tocco, volo via. Perfetto, passiamo ai lati, superiamo questi muri che si spostano. Prendiamo tante monete, qua pieno di monete, raga, molto utile. Qua si possono fare un sacco di trick, ma non sarò io a spoilerarveli. Giampettino qua, raga, siamo quasi alla fine. Altro giampettino qua. E ora voi vi direte, come fai ad arrivare là sopra? Kirri, come fai? Beh, raga, c'è la gravità. Bisogna fare o un giampettino qua o si può tranquillamente arrivare. Ed eccoci qua verso la fine, ragazzi. Sto lavorando a nuovi livelli. Io vi ricordo, mi raccomando, un bel like. Prendiamo questa moneta. E perché è arrivato fino alla fine del video, vi do un piccolo aiutino per ottenere più monete rispetto a tutti. Vedete che là sotto, dietro la fine, c'è una moneta bella sbrilluccicante? Beh, ragazzi, andiamo ai lati. È esattamente qua. Basta andare qua giù, stando attenti a non cadere, essendo che c'è il muro dell'invisibilità. Basta scendere belli tranquilli, si cammina fino a qua e si prende questa bellissima 50 monete. Sono davvero tante, arrivate fino a 100 oppure di più. Passate, tornate indietro e schiacciate il tastino. Fine. Detto ciò, ragazzi, potete shoppare ciò che volete: peperoncini, un sacco di robe, rampini, jetpack. Il jetpack costa davvero tantissimo. Vi ricordo di mettere il codice Kirri, ragazzi, per supportarmi ovunque. E io direi che per questo video è tutto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lascia like al canale. Guardate i video che sono appena apparsi qua accanto, che sono uno più bello dell'altro. Vi ricordo di fare l'abbonamento per ricevere un sacco di vantaggi da parte mia, soprattutto la mia amicizia pure su Fortnite. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao.